Abbiamo avuto il piacere di poter testare la nuova Renault Mégane E-Tech sulle strade delle Langhe, in Piemonte. L'azienda francese punta moltissimo sulla sua prima auto 100% elettrica di segmento C e lo fa forte di un'esperienza di vendita di ben 400.000 veicoli a batteria nell'ultimo decennio. La Mégane si presenta sul mercato in due versioni. La prima con motore da 96 kW e batteria da 40 kWh, per un'autonomia dichiarata dalla casa di 300 km. La seconda con motore da 160 kW e una batteria da 60 kWh, per un'autonomia che sale a 470 km. Tre allestimenti per la versione base e quattro per la versione top. I prezzi al momento vanno dai 37.100 euro della elettrica con batteria da 40 kWh fino ai 47.700 della top di gamma, quella con batteria da 60 kWh. La versione di ingresso è comunque già molto ben allestita, con tra gli altri moltissima tecnologia e tantissimi ADAS, vale a dire i sistemi elettronici di assistenza alla guida. Telecamera di parcheggio, fari full LED, accesso e avvio senza chiavi, compatibilità con Android Auto, Apple CarPlay e molto altro ancora. E se si ha una vettura da rottamare, con gli incentivi, si può avere la Mégane con 32.100 euro. Al netto di eventuali ulteriori sconti, come ad esempio quello che di solito viene concesso dai concessionari. La Mégane E-Tech è basata sulla piattaforma CMF EV e presenta al suo interno la batteria più sottile del mercato, spessa appena 110 mm. L'effetto è un baricentro molto basso, a vantaggio dell'agilità e della spaziosità a bordo. Si perde l'effetto wow in partenza da fermi, ma questo non è necessariamente un difetto. Anzi, la sensazione alla guida è vicina a quella di un ottimo turbo diesel e se si viaggia in modalità comfort o sport si raggiungono velocità considerevoli. La qualità dei materiali all'interno è molto buona, come le finiture del sottopancio e il rivestimento interno delle portiere. In generale la qualità percepita e reale è più alta rispetto a quella della concorrenza, la Volkswagen ID3 su tutte. E poi la tecnologia. Grande attenzione anche alla ricerca di alcune soluzioni innovative, come lo specchietto interno virtuale, che integra un monitor ad alta definizione collegato a una telecamera posteriore, o il sistema di bordo con interfaccia Hyper Link, che abbiamo già visto sulla nuova Austral. Si basa su Android OS, con tutte le soluzioni dell'ecosistema Google, cosa che rende superfluo il collegamento via Android Auto o Apple CarPlay che sono comunque presenti. Plancia con due monitor, il primo dietro al volante da 12,3 pollici, il secondo a servizio tra l'altro della navigazione da 12. Ottima l'idea di integrare il sistema di navigazione Google Maps nell'auto e fantastica la funzione che permette di pianificare i percorsi proponendoci anche le soste per la ricarica, un qualcosa che ricorda molto l'ecosistema di Tesla, chissà. Infine i consumi. Abbiamo percorso circa 80 km da Torino città fino a Barolo, con un consumo medio di 15 kWh ogni 100 km. Un po' poco per dare un giudizio definitivo, ma la Mégane sembra davvero essere una vettura che ha tutte le carte in regola per poter giocare la sua partita sul mercato.